volume molare. Allora, ovviamente il volume, la cui unità di misura la indichiamo in litri, ha senso che venga utilizzato solo per le sostanze allo stato gassoso, va bene? Le sostanze allo stato gassoso rispondono tutte a una caratteristica che è questa. In base alla legge di Avogadro, se io prendo gas diversi ma li tengo alla stessa temperatura, alla stessa pressione, queste occupano tutte lo stesso volume. Quindi capite che anche l'unità di volume, quindi il volume occupato da una mole, può essere preso come punto di riferimento. Quindi se io in un'equazione chimica ho tutte le sostanze allo stato gassoso, posso dire che i rapporti stechiometrici corrispondono anche ai rapporti fra i volumi, dato che noi abbiamo in una reazione, supponiamo A più B che mi dà C, se tutte queste sostanze qui sono lo stato gassoso e sono nel rapporto 1-1, supponiamo di averla bilanciata, quindi sono nel rapporto 1-1, vuol dire che il gas A occupa lo stesso identico volume. Con questo quadratino sto indicando un volume, quindi voi immaginatevelo tridimensionale come se fosse un cubo con un certo volume. A più B, questi due volumi che sono uguali, danno come risultato un volume di C. Quindi gas diversi occupano lo stesso volume. Quindi vedete in questo caso che non è che io sommando A più B ho un volume più doppio, no, dipende. Questo perché succede? Perché nello stato gassoso le particelle sono talmente distanziate fra di loro che non è la dimensione della particella a determinare un volume diverso. Sono le condizioni in cui queste particelle si trovano, quindi la pressione e la temperatura. Ovviamente se io aumento la temperatura i gas si dilatano, se io aumento la pressione, cioè schiaccio, i gas si comprimono, quindi il volume cambia in quei casi lì, altrimenti rimane sempre costante. A questo punto io ragiono su delle condizioni che chiamo condizioni normali. Le condizioni normali corrispondono a una temperatura di 273,15 Kelvin, ossia una temperatura di 0 gradi centigradi, e a una pressione espressa in kilopascal di 101,3 kilopascal, che corrisponde a circa un'atmosfera. Va bene, queste condizioni sono normali. Quindi io mi metto in una condizione particolare, cioè tengo il mio gas a 0 gradi centigradi e una pressione atmosferica di un'atmosfera. Quindi nell'esercizio sarà indicato, tengo queste condizioni, le chiamo condizioni normali. A questo punto i gas, qualsiasi essi siano, occupano un certo volume. Se io prendo ad esempio una mole di particelle, sarebbe già particelle, queste qui mi occuperanno sempre lo stesso volume. Domanda, qual è questo volume? Questo volume è 22,4 litri. 22,4 litri. Come faccio a quantificare 22,4 litri? Allora, se io dicessi un litro, uno in mente un cartone di latte, un litro. 22,4, voi immaginate che questo qui sia un cubo trasparente, avente un volume di 22,4 litri, corrisponde più o meno a un cubo il cui lato è poco meno di 30, quindi 30 per 30 per 30 di profondità. Va bene? Quindi questo qui è più o meno, quindi voi immaginate che tutte le volte che voi trattate 6×10⁻³ particelle, quindi una mole di particelle, voi trattate 22,4 litri. A questo punto gli esercizi, e poi ne facciamo qualcuno insieme, possono essere calcolare il numero di moli presenti in un certo volume. Quindi vi si dà il volume lo si quantifica come unità di misura in litri. Noi sappiamo che 22,4 sono praticamente i litri di una mole, quindi i litri di una mole. Quindi qui dentro c'è una mole
di sostanza allo stato gassoso, dividendo il volume per 22,4, trovo il numero di moli. Va bene, litri con litri si semplifica, vedete che abbiamo anche queste condizioni qui di verifica con le unità di misura. Qui ho scritto invece una legge, un'equazione che deriva dall'equazione di stato dei gas ideali, non so se l'avete già fatto in fisica, dove quando le condizioni non sono normali, il numero di moli, N, il numero di moli, si indica facendo, si calcola facendo questo rapporto, allora mettendo al numeratore la pressione e il volume. Quindi noi sappiamo che abbiamo più moli, tanto più la pressione è alta, quindi tanto più noi schiacciamo un gas, tanto più dentro lì potremo avere un numero alto di particelle, tanto più il volume è ampio, quindi più volume ho, più particelle ho. Infatti vedete che pressione e volume io li metto al numeratore di questa frazione, al denominatore cos'ho? La temperatura. La temperatura perché? Perché se io il gas lo riscaldo, questo gas mi si dilata, dilatandosi anche il numero di particelle diminuisce. Quindi vedete che la pressione è, la temperatura è inversamente proporzionale al numero di particelle. Questa qui è invece la costante dei gas, costante universale dei gas, e vale 8,2 quando noi esprimiamo appunto con kilopascal la pressione, esprimiamo in litri il volume, la temperatura la esprimiamo in Kelvin. Magari noi, visto le condizioni, non utilizzeremo questa formula, ma utilizzeremo sempre questa formula qua. Quindi utilizzando questa formula nei testi troverete sempre che consideriamo le sostanze gassose in condizioni N normali. Ok?